Eccoli qui, scheletrici e smunti dopo 3 mesi sull'isola, ma felici e contenti di essere magri. Sono i reduci della dieta forzata del reality degli affamati. Per dimagrire basta digiunare, o quasi. Noi li abbiamo messi sulla bilancia per vedere chi, in proporzione alla durata del soggiorno in Honduras, è dimagrito di più. Tutti perdono peso sull'isola, ma il podio è per questi tre. Al terzo posto Magda Gomez, ha perso 9 kg in 37 giorni. Al secondo posto Daniel McVicar, tra poche settimane si sposa e arriva alle nozze bello asciutto, avendo perso 15 kg in 44 giorni. Ma lui è il trionfatore. Emanuele Filiberto, principe dei magri, 5 kg in 8 giorni. Per ogni giorno di permanenza ha buttato giù 625 grammi. Ma ora che arriva l'estate, anche chi non è andato sull'isola dei famosi vuol dimagrire ad ogni costo. E di diete ce ne sono davvero tante. Sentiamo cosa ne pensa un esperto del settore. Quando arriva la primavera spuntano sempre tantissime diete. C'è stata la dieta Atkins, poi la dieta Scardale, la dieta Dukan che in questo momento sta spadroneggiando in Francia. C'è stata la dieta Montignac, che è quella dei manager. Devo dirvi una cosa, attenzione, sono diete che vi fanno solo perdere dei chili, spesso soprattutto acqua e muscoli e pochi grassi, e poi alla fine, quando uno le ha fatte, riprende i chili ma con i danni. Eppure tra i VIP la dieta iperproteica va alla grande. Io devo dire, nonostante ami la dieta mediterranea, per cui con un po' di tutto, anche la pasta eccetera eccetera, in questo momento, proprio per perdere un po' di chiletti, sto facendo la classica iperproteica. Questa qua si chiama Dukan, è questo francese, cioè dove ci stanno proteine e verdure, dove non ci sono i carboidrati. Però si può fare sempre per brevissimi periodi perché fa male. Beh, in fondo chi bella vuol comparire. Ma c'è chi a dieta non sembra mettercisi mai. Valeria Marini deve dimagrire o deve rimanere così? Io da medico devo dirle, Valeria, perdi un po' di chiletti per stare molto meglio, non per essere più bella. Sei già bella così, però se tu pensi di sentirti a tuo agio nel tuo corpo, fino a quando potrai, continua così. Poi ci sarà un momento in cui arriverai alla menopausa e sarai costretta a dimagrire. Non ci dimentichiamo che anche Valeria è stata naufraga per una settimana nel 2008. Segni di dimagrimento? Nessuno.